prego. Vieni. Incomprensibile. Che cosa succede? Dimentica sempre il cuscino. Procediamo. State zitti! Forse è meglio che vi lasci soli. Per chi mi hai preso? Io lo faccio per te. Beh, allora rimango. Aisha è soltanto la mia buona samaritana. Vieni a me. Togliti i capelli, Aisha. Così. Saggia e sapiente. Il mio amico Amedeo avrebbe bisogno di un grosso favore da lei. Farò un attimo l'ascolto. Grazie. Può parlare, giovanotto. Il mio obiettivo principale è vedere il Papa e parlargli a quattro occhi. Purtroppo pare che la cosa sia difficilissima o impossibile. Ho tenuto un diario dei fatti che vorrei leggere per darle un'idea. 2 febbraio, udienza papale. Arrestato, ma rilasciato immediatamente. Dal 3 febbraio al 20 aprile continue visite e richieste negli uffici vaticani. Risultato nullo. Questa è la cronaca, ma permetta che le legga anche alcune mie considerazioni. Di giorno in giorno mi sento sempre più calato in una situazione kafkiana. Un sinistro personaggio di nome Diaz mi lega a sé con una sorta di ambigua amicizia, liaison dangereuse. Ormai tutti in Vaticano sanno che devo parlare al Papa, tranne il Papa. Monsignor Amerin può risolvere il suo problema, perché non lo va a trovare. È un elemento di valore. Fa parte del giovane entourage che ha introdotto in Vaticano un'aria fresca e innovatrice.